Il problema era che i familiari non potevano quindi entrare in struttura e quindi capisci che quando un familiare molte volte salutava il proprio caro dall'uscio di casa perché veniva prelevato dall'ambulanza, poi non lo poteva più rivedere. In molti casi è stato così, cioè i familiari non hanno più rivisto i propri cari. In un'emergenza sanitaria come quella del coronavirus, in cui si affronta un nemico sconosciuto e invisibile capace di mandare in crisi sistemi sanitari e sociali, è importante condividere esperienze e buone pratiche. Il dottor Allegrini, originario di Fossa Cesia, da anni impegnato come oculista ospedaliero all'interno della clinica Humanitas di Bergamo, racconta la propria esperienza in prima linea all'interno di una unità speciale creata nella clinica bergamasca per mettere in comunicazione pazienti Covid e familiari. Molto spesso, infatti, le persone contagiate e strappate ai propri affetti per combattere la personale battaglia all'interno di un ospedale non possono più avere notizie dei propri familiari e viceversa chi è a casa aspetta con ansia comunicazioni sul proprio caro. Un gap che rischia di acuire la gravità della malattia per chi è in ospedale, influendo negativamente sulla psicologia provata del malato ed in più pesa come un macigno sulle famiglie. E quindi abbiamo cercato di creare, quindi l'Humanitas ha creato questa figura, cioè di medici che ogni giorno leggono le cartelle e quindi gli esami, tutta quella che è la situazione clinica e aggiornano i familiari. Sono un po' un link perché i familiari non possono comunque stare al telefono perché gli ausili respiratori impediscono il contatto telefonico, cioè in molti casi le condizioni non permettono che i familiari possano o scrivere con i cellulari oppure stare al telefono. Quindi questo che era inizialmente semplicemente un messaggio medico si è trasformato anche in un messaggio di affetto, perché trasmettiamo notizie, lasciamo messaggi, quindi è un qualche cosa che ha assunto un significato di gran lunga più ampio. Per quanto riguarda la fase 2, invece, l'esperienza lombarda del dottor Allegrini predica prudenza anche ai suoi conterranei abruzzesi. Non abbassare la guardia è il mantra da seguire. Per quello che riguarda i tamponi, noi abbiamo potuto osservare in questi mesi una continua riduzione dei tempi relativi agli esiti dei tamponi. Siamo partiti con un giorno, 24 ore, ma adesso riusciamo anche nell'arco di 6-8 ore ad avere i risultati. È fondamentale perché questo che sarà il prossimo passo è la creazione di reparti delle zone grigie. Che cosa significa? Delle zone in cui è possibile mantenere delle norme, sempre di tutela degli operatori, ma a questo punto anche dei pazienti, che sono in attesa di sapere se sono Covid positivi o Covid negativi. La contagiosità di questo virus è molto alta e quindi basta abbassare la guardia e si può ritornare al punto di partenza. Ricordiamo che ci sono ancora nuovi contagi, non è che siamo a contagi zero, quindi questo ci fa capire come è necessario organizzarci nel migliore dei modi per poter almeno ripartire con le attività economiche. Per una vita così libera negli spostamenti credo che sia ancora prematuro.